Questa mostra di François Morellet, dal titolo One More Time, è la settima mostra che presentiamo negli spazi della Galleria. Abbiamo inaugurato Arte in Vernizzi nel 1994 con una mostra Dadamaino Morellet Hooker. E durante questo ventennio Morellet è stato invitato a presentare i suoi lavori per ben 7 volte. In questa mostra vengono presentati lavori dagli anni 70 in relazione ai lavori recentissimi, dove l'ironia è la parte fondamentale del suo lavoro. Quello che secondo me è importante mettere in evidenza nel lavoro ormai di vari decenni di Morellet è invece proprio appunto il contrario di quello che potrebbe sembrare all'apparenza, è l'estrema ambiguità della visione, la precarietà della visione. Attraverso un'organizzazione rigorosissima della superficie o dello spazio, in altri tipi di lavori, di Morellet, soltanto attraverso questo si arriva a far manifestare in tutta la sua forza, in tutta la sua potenza e anche, se vogliamo, in tutta la sua conflittualità, l'estrema ambiguità della visione, la sua estrema variabilità. Non a caso sono stati molti a mettere in evidenza una componente, chiamiamola, considerando l'epoca, il momento, se vogliamo, anche di maggior presenza nel milieu dell'arte di Morellet, la sua componente neodada. Io la chiamerei piuttosto invece un gusto da parte sua per l'ironia, per la dissacrazione. Si parla per esempio di un'arte aleatoria. La ricerca di Morellet in questo senso ha delle componenti molto simili a quelle per esempio del discorso musicale che veniva fatto negli stessi anni. Sta parlando di grandi musicisti come Boulez, che pur attraversato l'aleatorietà, come la si chiamava, come la si definiva allora, in alcune opere realizzate tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Anche nelle opere recentissime il campo pittorico è perfettamente organizzato, come sempre in Morellet, c'è una perfetta un'organizzazione della superficie che non lascia adito a casualità, perché a lui non interessa la casualità nella materia pittorica, ma se vogliamo neanche nel segno. A lui interessa invece appunto l'ambiguità, il fatto che questa perfetta organizzazione dello spazio produca quasi un significato contrario, produca quindi una sostanziale ambiguità e, se vogliamo, riesca a scatenare anche sentimenti o comunque sia manifestazioni umane che sembrerebbero precluse da un discorso di questo tipo qua, come l'ironia.